nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Bentrovati in Correre per Sport, prima puntata del 2017, quarto anno di fila. A dire la verità, Alberico, buonasera, ben rivisto. Ben trovato, caro Roberto. Siamo alla terza puntata. Perché diciamo che è la nostra prima puntata. La nostra prima puntata, perché ci sono stati due speciali, uno con Daniele Menarini di Correre e l'altra per, in occasione della festa della donna. Quest'anno mi metto in piedi, non più seduto, perché mi devo mettere sull'attenti vicino, al nuovo responsabile WISP della sezione atletica. E io mi devo sedere perché la gravosità dell'impegno non mi permette. Ma a proposito, sei quasi un uomo bionico, come fai fare tutte quelle cose che fai? Prossimamente inviteremo Alberto Carulli. Ma cosa stavi per dire? Anche bene o anche male? No, assolutamente, il male non lo auguriamo mai a nessuno, neanche al nemico peggiore, ma mi verrebbe da dirti, ma come fai? Allora, ti dico e ringrazio tutti perché c'è una grande squadra. Devo dire che la Lega è diventata uno squadrone, non si chiama più Lega, si chiama settore di attività. Siamo quasi 15 persone che collaborano, quindi la difficoltà è proprio la comunicazione. Abbiamo fatto sabato, e li saluto tutti uno per uno, il corso giudici, e abbiamo adesso un parco giudici di 30 persone che quasi ci mettono in difficoltà in eccesso, e domenica avremo modo di salutarli proprio alla gara di Chieti. Perfetto, perché domenica prossima a Chieti ci sarà il campionato regionale di cross. A proposito di campioni regionali, eccetera, andiamo anche a ricordare, l'abbiamo già fatto, ricordiamolo ancora, che Alberto Carulli è stato il nostro presidente rieletto a un'unanimità, ovviamente, come sempre, è il grande e grosso. E Alberto soprattutto Carulli è entrato nella giunta CONI, che forse veramente lo proietta. Chissà. Vediamo, chissà. Io spero di no, perché andiamo, così ce lo teniamo. Andiamo a presentare i nostri graditi ospiti. Partiamo con un amico che viene da Giulianova, che negli anni passati organizzava una manifestazione veramente internazionale. Ben arrivato Luca Delli Compagni. Salve, buonasera. Grazie per l'invito. Ioma Cammenà. Sì, esatto, Ioma Camminare. In giuliese, ci ho provato poi il direttore. Benissimo, siamo in Abruzzo, quindi riscopriamo anche la nostra lingua, il dialetto. Che bellissima gara che facevate. È durata poco, ma otto come tutte anni, le cose belle. Come anni, tutte le cose belle. Una gara internazionale, 8 anni, Half Marathon, 21 km, che coinvolgevano 3 comuni, Giulianova, Tortoreto ed Alba Adriatica, interamente chiuso al traffico, 1500 partecipanti. E più nazioni coinvolgeva, perché Nizza, venivano atleti. Malta, venivano 18 nazioni e regioni partecipanti, perché venivano da tutte le parti d'Italia. Bene, a parlarcene un decano, uno dei creatori del movimento del podismo in Abruzzo, Rocco Marcucci, buonasera, ben arrivato. Creatori uno magari. Ai nostri tempi bisogna ringraziare, io tengo sempre a mente Paolo Di Giampaolo e Renato Damanio. A proposito di Paolo Di Giampaolo, ieri sera è stato consegnato una targa alla WISP, ha consegnato una targa ed è stato eletto presidente onorario. Sono loro veramente i decani, quelli che hanno creato veramente il movimento podistico a Bruxelles. Io sono arrivato nel 1980 solamente, ma già c'erano le gare. C'era Pare di Duroni all'Aquila. Ricordo con il compianto Renato Damanio, Paolo Di Giampaolo, di pazzie ne facevamo a quei tempi. Ieri sera abbiamo rivisto di nuovo Paolo, che veramente purtroppo ha messo male, ma ha sempre il suo sorriso, non so come possa fare, ma ci accoglie. Gli vogliamo sempre tanto bene, perché ci ha regalato delle giornate
che rimarranno spassionate, belle, memorabili per tutti i podisti. Non avremo mai il coraggio. Come si chiama quel paesino? Come si chiama quel paesino prima di arrivare all'Aquila? Di arrivare all'Aquila, che ci fu organizzata una non competitiva tanti anni fa. Sulla, delle Cave, no, sulla sinistra andando verso l'Aquila, dopo, nelle piane di Navelli, è un piccolo centro non più neanche forse abitato, e che proprio tu con qualche altro era San Pio delle Cave, non era San Pio, poi lo diremo, perché San Pio sta sulla destra, invece quello rimane sulla sinistra andando verso l'Aquila, comunque vabbè, prima di... adesso ricordo, sì, Bominaco, sì, sì. Adesso ricordo. Bominaco. Ma c'era il mio... Certo, appunto, c'è un altro compianto. Non competitivo, pranzo, certo, per tutti quanti. Sì, certo. 30 anni, 40 anni di... No, 40 anni di corse. Abbiamo combinato tanti guai. E allora andiamo a presentare qualcuno dei giovani. Attilio Di Boscio, nuovo presidente. Buonasera, Attilio. Salve, buonasera, grazie del nuovo presidente della Runners Chieti, una società con tanto, con tanti titoli italiani addirittura. Sì, soprattutto nel settore femminile. Anche, soprattutto, sì, soprattutto. E grazie anche ai tanti atleti che abbiamo nell'interno. Certo, una squadra che cresce sempre più. Cresce. Si chiama Runners Chieti, ma lo posso dire, da pescarese, ci sono anche diversi pescaresi, sì, che sì, fanno sì, parte del gruppo. Ma non solo, raccogliamo tanti atleti di tutta la regione e non solo. Certo. Abbiamo una ragazza argentina, scozzese. Addirittura. Sì, 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 benissimo. Alberico, vai con il nostro Luca, io ma cammenà. Abbiamo detto della mezza maratona, Luca, ma secondo me tu continui ad interpretare il podismo, perché adesso stai stimolando e sei partito con un progetto molto interessante, che appunto Andiamo a Camminare. Certo. Che ha un format vincente, a mio avviso, perché sono tanti quelli che comunque la sera provano a camminare, a stimolare, ma da voi si cominciano a raggiungere veramente dei numeri importanti. Scusa Alberico, ma ne parlano anche persone che non ci azzecca niente, sì, con il nostro, esatto, settore. Sì, alcuni giornali nella settimana scorsa parlavano di fenomeno di costume. Sì, infatti ho praticamente visto. Io ho un'attività da... Qui vediamo proprio. Ho un'attività io ho 49 anni, mio padre ha fondato un'attività 43 anni fa, sono cresciuto con questa attività commerciale nella mia città. Però la gente mi riconosce perché mi associano a colui che ha organizzato Andiamo a Camminare, per dire il successo. Sono anni e anni di attività commerciale che non bruciate, quello che organizza Andiamo a Camminare, le immagini parlano chiaro. Andiamo a Camminare, abbiamo dei numeri, ieri sera eravamo 246 persone, ma qual è lo scoop? Che io faccio anche il podista, quindi quando vado anche a delle gare podistiche, tipo 10 km, 21 km, a volte ci sono anche delle gare che sono eventi organizzati in giorni festivi, di domenica, 150-200 partecipanti. Noi, nei giorni feriali, lavorativi, martedì e giovedì, che la gente dopo un giorno di lavoro, e il giorno dopo dovranno tornare al lavoro, partecipano 246 persone ieri, ma stanno crescendo in modo vertiginoso. E quindi come se organizzassimo due eventi a settimana nei giorni feriali, questo è il successo. Ma come fai? Come il successo è dovuto a? Ma il successo è dovuto che io ho fatto una fusione tra il mio lavoro dove sono cresciuto, sono nato e cresciuto in un lavoro in mezzo alla gente. Bellissimo lavoro, mezzo vogliamo alla gente, dire. Sì. Certo, diciamo. Tantissimi anni in mezzo alla gente, sì, cioè, ho un villaggio turistico insieme ai miei fratelli a Giulianova, posso dire il nome? Come? Tanto i miei acquirenti non sono locali, è un villaggio turistico che si chiama Don Antonio, camping villaggio residence sul mare, quindi ho acquisito tanti anni di esperienza di stare in mezzo alla gente, poi ho acquisito esperienza perché amo il podismo nella corsa, siccome a me piace molto correre, soprattutto coinvolgere chi non corre, perché so i benefici, l'ha trasmesso Guido, poi mio zio Guido, i benefici post corsa, allora molta gente mi faceva resistenza perché diceva non ho il fiato, non sono allenato, ho detto allora andiamo a camminare. Certo. E camminare lo possono fare tutti, chi è alto, chi è basso, chi è grasso, chi è magro, chi è giovane, chi è vecchio, quindi ho sparato un po' sul mucchio, però la formula che ha fatto crescere in modo così, e sono state alcune cose che ho inserito, ad esempio c'è un coach che dice il percorso, noi non sappiamo quale percorso. Ma voi vi trovate in un punto, quindi sfruttate la struttura magari... Allora, il punto è sempre lo stesso, il ritrovo il martedì e giovedì alle ore 21, anfiteatro di Giulianova. Però il percorso è sempre diverso, perché il coach ci guida nelle strade di Giulianova.
Poi a fine camminata il coach elegge il nuovo coach che dovrà studiare un altro percorso, ma a noi non ce lo dice quel percorso. Adesso siamo diventati così tanti che ieri per la prima volta erano due coach, uno a passo veloce e uno a passo sveglio, con due percorsi diversi. Addirittura. E poi naturalmente è impensabile poter credere che questa cosa l'abbia fatta, realizzata da solo. Io sono stato l'ideatore, però voglio ringraziare, ho dovuto formare un comitato, perché certo. C'è un servizio d'ordine con le palette rosse e verde, con le casacchine arancioni. Regaliamo all'arrivo una casacchina gialla con la scritta "andiamo a camminare" subito a ogni partecipante, gratuito, non ci vogliono iscrizioni. E quindi io voglio ringraziare Enrica Di Martino, Ezio Romani, Gabriella Fabri, Gabriella Scarpone, Giuliano Valle, faccio l'elenco, finisco altrimenti, Luca Venanzi, Mirella Lelli, Monica Cialini, Paola Sorgi, Patrizia Rubinetti, perché grazie a loro abbiamo potuto, stiamo rafforzando le fondamenta di questa organizzazione. Quanti chilometri percorrete? Allora, se andiamo a Giulianova Alta, perché noi vogliamo camminare un'ora e mezza, massimo un'ora e quaranta, se andiamo a Giulianova Alta, che il percorso potrebbe un po' più faticoso, più tempo, non si possono superare 7 chilometri, se è tutta pianura 9 chilometri. Fate Principe Lignò. Esatto, bravo, Principe Lignò dell'amico Luigi Chiodi dell'Ecologica G, che organizza tanti anni, che saluto. Ma è una casualità che sono più donne o... No, infatti sei sempre attento, soprattutto sotto questo aspetto. Sono quello che appunto che ho notato, che sono tantissime donne, ma io cerco di studiare il fattore psicologico, perché loro scelgono di camminare. Secondo me molte donne, come tutti quanti noi, quando andiamo al medico la moglie, vai a camminare. Però chi non è abituato fa un chilometro, psicologicamente non regge. E si arrende. Certo. Con questa formula hanno scoperto che ne fanno 7 senza accorgersene, perché chiacchierano, vedono un percorso diverso, e allora aumenta l'autostima e il passaparola porta altra gente. Certo. Bene. Rocco, secondo te sì. Qualcuno non invidia Luca, perché in quanti modi tanti ci hanno già provato ma senza risultato? Luca? Il risultato che sto ottenendo invidio, no, è un'idea brillantissima. Nel passato il fatto di organizzare nel passato, allora, nelle Marche funziona già abbastanza, perché nelle gare ci sono molti camminatori. Sì, però sì. Questo non è una gara, sono i giorni feriali dopo. Sì, 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 no, dico nelle Marche ci sono molti camminatori anche nelle gare e durante la settimana. Però quello che state facendo è veramente encomiabile. Sarebbe da copiare in tante altre città. Sarebbe da copiare. L'idea è stupenda. Cioè, figuriamoci in qualcosa rapportato in una città come città più grande, sì, Chieti, sì. Pescara, Teramo, cioè, se fanno 300 partecipanti, 250 a Giulianova, tutto il rispetto per Giulianova, un'idea del genere lanciata a Pescara. Due mesi e mezzo di vita, Cioè, io adesso, le ultime 15 volte che siamo usciti, ogni volta cresce, non si è mai a decrescere. Ma c'è l'esperienza, ad esempio, a Firenze, il famoso Corri Firenze o il Cammina Firenze, che ha lo stesso identico format, a parte il coach, che credo sia una vostra prerogativa, porta in strada settimanalmente circa 1500 persone. Sì, perciò, poi organizzarlo, cercare sempre di... E poi è facile, perché il passaparola, no? Dove vai stasera? Vado sì, a poi abbiamo una pagina Facebook dove io il giorno dopo posto 30 secondi, tutti i video, che è un collage di 30 secondi perché non deve essere lungo, dove hanno addirittura 64 condivisioni, quindi vanno su 64 profili, ogni profilo ha 500 amici e si sta allargando a macchia d'olio. Certo. Adesso pensa che questi numeri col freddo a primavera perché Rocco, far indossare un pettorale a una persona, tu che hai un grosso gruppo, è sempre un po' più difficoltoso. Sì, però anche a Chitiscalo esiste un altro gruppo da ottobre-novembre, normalmente sono una cinquantina, però non li ho visti organizzati come siete riusciti voi, cioè camminano insieme ma non c'è la pettorina, cosa che invece mi pare molto interessante, fa anche gruppo, pensi la strada veramente da percorrere, c'è molto futuro. Ti ho visto che lo guardavi in un modo, perché noi facciamo lo stesso lavoro, quando hai sentito che lui fa c'ha un'attività, un villaggio turistico e si lavora divertendosi, invece noi dobbiamo fare un po' di chilometri per dire... ho visto che lo guardavi. No, lo guardavi interessato, veramente, perché la cosa mi piaceva. Apriremo pure mi noi. Piace tanto. Apriremo pure noi. Anche perché è il futuro anche dei podisti, quando arrivano avanti nell'età e non possono correre più. Come noi. Diventa. camminare organizzati diventa una cosa
Certo. Meraviglioso. E poi tra l'altro che io stesso, che sono nato e cresciuto a Giulianova come gli altri, ci sono delle vie di Arelle di Giulianova che sappiamo l'esistenza, ma non abbiamo motivo di andarci. Invece con questa occasione li stiamo scoprendo tutte, ci stiamo godendo la nostra città. Figuriamoci che arriva la primavera. Esatto, ci stiamo godendo la nostra città e anzi invito tutti quanti noi, ognuno di noi deve godersi la propria città, perché tendiamo sempre a vedere le città lontane. I giorni sono sempre gli stessi e gli orari pure? Sì, sì, non cambiamo giorni. Allora, martedì e giovedì ore 21 ritrovo anfiteatro. Che io e Rocco potesse che ci troviamo di passaggio e ci fermiamo. magari mi piacerebbe. Bene. Di Boscio, Attilio, nuovo presidente, da poco sei presidente di un gruppo importante, ma quanto del tuo tempo impieghi per portare avanti la presidenza di un gruppo? Diciamo che in questi primi mesi c'è stato tanto da fare. Abbiamo avuto campionati italiani, regionali, un concentrato di manifestazioni. Come vi siete comportati? Sono andati molto bene, abbiamo raggiunto il quarto posto con la squadra femminile. Che non è un grosso risultato, visto che voi quanti titoli avete vinto nel passato? 26. 26, cioè un quarto posto. Però è anche pure un tutto modo com'è, di confrontarsi con squadre anche più attrezzate. Però ci siamo dati battaglia. Noi abbiamo sempre, diciamo la verità, no? Abbiamo sempre criticato la Runners Chieti, non come gruppo, ma perché un grosso gruppo come la Runners Chieti che poi non organizzano manifestazioni. Invece ci hanno dato la dimostrazione perché arrivano in punta di piedi. Allora, vabbè, noi abbiamo organizzato tanti tipi di gare, mai lo stesso percorso. Abbiamo cambiato in continuazione. Notturno, anche maratona, mezzo maratona, esatto. Tipologia. Non mi è mai piaciuto fare come si usa fare, cioè 28esimo, 30esimo, anche quando invece la strategia ha 17 edizioni, 17 percorsi diversi. Poco fedele, solo con Rosa Maria Rosaria. Solo con Maria Rosaria sei stato fedele. Adesso torniamo a una campestre. Dunque, avevo la classifica, l'ho letta ieri, mi pare che fosse l'85 o l'86, circa 30, dopo 32 anni torniamo a fare una campestre. Allora, noi non organizzavamo perché partecipando ai campionati italiani, noi facciamo 4-5 campionati italiani l'anno, e quando andavamo fuori eravamo costretti a dare buca alle organizzazioni locali. Certo. Allora, se uno organizza deve anche contraccambiare, deve condividere. Capitava spesso con la strada Lanciano, con la strada Scara. Allora abbiamo deciso di non organizzare, però dopo 12 anni dove lungo le strade ci hanno dato il ristoro, all'arrivo ci hanno dato il dolcetto, ci hanno segnalato il percorso, ci hanno accolti, mi sembra quasi doveroso ringraziare e contraccambiare. Per cui quando abbiamo fatto la riunione ci facciamo la gara, la facciamo per contraccambiare, cioè ci dobbiamo mettere tutto l'amore possibile perché dobbiamo ridare tutto quello che in 12 anni abbiamo avuto. Tant'è che posso testimoniare, perché domenica prossima, oltre alla vostra, c'è anche la mezza maratona a Villa Rosa di Martinsicuro, un'altra gara classica, e molti verranno da voi proprio perché dicono: ma come facciamo a non andare da dalla Ranocchia? Vediamo che c'è anche ovviamente una bella convenzione per il pranzo, il che ci fa capire che non si va lì per correre o per conquistare semplicemente un titolo regionale. È un posto meraviglioso, perché in pratica è un parco con maneggio di cavalli, tutta la parte destra sono i cavalli, i pony, divertimento, la parte di sinistra è tutta attrezzata al percorso gara. Ci sono due laghi, abbiamo provato un percorso con rastrello. Ho lasciato quattro Posso ragazzi testimoniare che perché sono venuto a vederlo insieme ad Attilio e tutta la squadra. Abbiamo curato molto e in pratica da qualsiasi posto dove uno si mette vede tutta la gara. Che bello. Perché tipo Piazza del Campo di Siena. No? Cioè, vogliamo ricordare qualche orario, Attilio, di dare qualche numero? Sì, l'orario di ritrovo sono le ore 8, alle 9 e un quarto la prima batteria, che parte da M16 fino a M55, dopodiché alle 10:30 parte la seconda batteria, che sono tutte le donne con... Che bello, complimenti, sto leggendo la locandina mentre tu parli. Più gli uomini da M60 in su. Che metti i ragazzi alla fine. Sì.
E poi alle 11:30. Facciamoli dormire. Alle 11:30. Domenica mattina, 11:30, ad 11, con tutti i genitori e con calma ci godiamo tutti i ragazzi. Attilio, tanti mi chiedono la tipologia del percorso. Io dico a tutti che di non impressionarsi perché non è difficile, ma un vero cross è un cross. È un cross, sì, a circuito, con un giro piccolo da 500 metri. Iniziale, sì. Ah, ok. Più tre giri da 2,5 km per una prima batteria, quindi da M16 a M55. La seconda prevede comunque il giro piccolino da 500 metri, più due giri da 2,5 km, sarebbe quella delle donne, più da M60 in su. E siccome Roberto giustamente parlava dell'attenzione ai bambini, io vorrei elencare, anche come perché no? Me le chiedono, le categorie, Roberto, che avete ripartito ulteriormente, oltre quelle previste dal campionato regionale. Se te le ricordi, allora, sono tantissime. Abbiamo visto prima, dai, cerco di ricordarlo. Allora, partiamo dallo 0,5 a 400 metri. 0,5 a 80 metri, 80 che è la solita metri, volata giusto, che faranno i bambini. Poi abbiamo 5, 6, 7 anni. 200 metri, che ovviamente si faranno tutte nella zona partenza-arrivo. Sì, tra la partenza e l'arrivo. 8,9, 400 metri. Poi abbiamo 10-11 e lì Erika, la mia bambina, subito andata ad interessarsi, perché domenica esordisce anche lei, è una signorina di 10 anni, domenica verrà, non si sa, a 600 metri. E poi abbiamo 12-13, 800 metri, 14-15, 1000 metri. Caro Roberto, un bel lavoro anche per i nostri giudici. Sicuramente, che saranno in tanti, so che anche lì vi siete rinnovati. Volevo aggiungere per i ragazzi, allora... Logicamente le premiazioni, il premio di partecipazione è diverso per gli adulti che ho qui, vino, lo vuoi far caffè, sì, vediamo, e cappello. Allora. Allora c'è lo zainetto specifico della gara. Eccolo qui, lo vediamo proprio in primo piano. Gli sponsor. Cappellino invernale, una bottiglia di vino della cantina di Ari. Che poi assaggeremo. Il pacchetto di caffè... Quindi questo è il pacco gara. Pacco gara per 5 euro. Ho portato il cartone del vino, ma qui sta facendo vero. Sì. Il dietro le quinte. Ovviamente la grossa premiazione invece è per i bambini, un pacco di biscotti, un pacchetto di fette biscottate e la classico barattolo di cioccolata. Tra l'altro, ecco, quello volevo dire, i bambini 3 euro, gli adulti 5 euro. Cioè, abbiamo tenuto il prezzo basso molto possibile basso. Il costo. Alberico, loro devono ringraziare soprattutto perché hai spostato la tua gara che c'era a Torre dei Passeri. Ricordiamo la corsa alla memoria che non ci sarà più domenica prossima perché qualcuno potrebbe anche presentarsi a Torre dei Passeri. No, assolutamente, l'abbiamo spostata al 23 ed è stato... diciamo doveroso sia per il campionato regionale, lo hai detto prima, mi fa piacere dirlo, anche per Mario Ricci che farà la sua mezza e farà sicuramente un ottimo risultato. Quindi appuntamento distanti le due località, ma distante soprattutto la tipologia di gara. E quindi la corsa della memoria diventa proprio una corsa di primavera quest'anno, finalmente. Posso aggiungere una cosa sul cross? Nel passato sono stati organizzati tanti cross, ne hai organizzato anche tu, mi ricordo a San Pellegrino. C'è l'idea che il cross sia fango, sia salite, tanti mi chiedono di che si tratta. Ma guarda che San Pellegrino non c'era solo... Mia figlia è caduta correndo su strada questa settimana, perché secondo me è più pericoloso oggi correre sull'asfalto. È un percorso levigato, però San Pellegrino hai preso un esempio sbagliato, perché lì c'era tanto di quel fango e tanti di quelle salite, perciò... Tra l'altro io credo che se qualcuno dovesse cadere non si fa male perché no, proprio non cade nessuno. Secondo me è l'occasione proprio per riabilitare il cross, perché il cross è natura, non ci sono macchine, la macchina più vicina passa a 2 km. È un percorso telegenico, diciamo così. Io voglio chiedere una cosa ad Attilio, poi ci capiamo, ma la musica soffusa ci sarà? Ci sarà. Allora non diciamo altro, non ve la potete ci sarà, ci sarà. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Alberico, ricordiamo altresì che in arrivo anche il Vivi Città, che lì daremo proprio... Tra l'altro qua invito Luca e tutta l'Andiamo a Camminare, perché quest'anno il Vivi Città ha coinvolto proprio la camminata sportiva e saranno in tanti che vengono proprio a camminare sullo stesso percorso del Vivi Città. Ovviamente vi aspettiamo numerosissimi. Io ho finito due pacchetti a persone, la gara podisca è 12 km e io ho un'associazione podisca, verranno
con la corsa e più la camminata, è perfetto. Turismo podismo. Accontentate tutti, ci saremo sicuramente. Turismo podismo. Turismo visto podismo, che sei un villaggio turistico e corri, e come si poteva chiamare il gruppo? Certo. Non possiamo non fare un accenno alla passeggiata di San Giuseppe. Oggi non sono venuti gli organizzatori, per sabato pomeriggio è proprio una passeggiata. Una passeggiata. 10 secondi che io a ottobre voglio organizzare una camminata 5 km donna rosa solo per le donne ed è abbinata allo screening della mammella per sensibilizzare appunto le donne a fare questa prevenzione. Hai fatto bene ad accennarlo sin da adesso, ma avremo tempo in modo di farlo. È ideato dal dottor Capone Fabrizio, che è all'interno della nostra associazione. E se è solo donne ci sarà sicuramente uno speaker d'obbligo. Grazie. Bene, siamo arrivati alla fine. Sicuramente Luca ci doveva dire anche tante altre cose ancora. Sono contentissimo. Ma io mi accammenà e grazie dell'ospitalità. Grazie a te, grazie per quello che fai, per la tua splendida Giulianova. Alberico, andiamo all'appuntamento la settimana prossima. Assolutamente sì. La curiosità è tanta, ma chiedi cosa farai. Correrà. Vorrei fare la cosa che più mi piace, quindi correrò. Bene, ringraziamo gli ospiti, grazie Luca, grazie Rocco, grazie Attilio, ringrazio alle telecamere Claudio, alla regia, l'amico Gianni, grazie alla WISP per l'opportunità che ci dà come sempre. Alberico, l'appuntamento la settimana prossima. Buona serata. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà.